saluto di cuore, saluto anzitutto Don Pigi, Don Giorgio, Don Paolo e gli altri sacerdoti e tutti voi in modo particolare con un atteggiamento di cordialità e anche di gratitudine per il vostro stile di presenza missionaria in tante chiese e anche nella nostra chiesa di Milano, da dove la vostra realtà si è irradiata in diverse altre realtà, non soltanto italiane. Paolo VI, in un documento molto importante che sicuramente voi conoscete molto bene, l'Evangelii Nuntiandi, documento di cui il Santo Padre Francesco ha tessuto un elogio molto energico incontrando lunedì scorso tutti i vescovi italiani e mostrando come per lui questo documento resta insuperato punto di riferimento per comprendere cosa sia l'evangelizzazione e la cosiddetta nuova evangelizzazione. Ma dicevo, in quel testo Paolo VI, il beato Paolo VI, che voi sapete essere stato anche arcivescovo di Milano, scrisse: evangelizzare è la grazia e la vocazione della Chiesa, è la sua identità più profonda. E io sono convinto che il carisma delle cellule parrocchiali di evangelizzazione stia applicando ormai da più anni in profondità questa verità che il beato Paolo VI ha formulato in termini così chiari. Grazia, evangelizzare è la grazia, cioè dono assoluto, e vocazione, risposta del cristiano al dono, ma è soprattutto l'identità profonda della Chiesa. Quando una Chiesa non evangelizza più, quando una Chiesa non ha più il coraggio di annunziare in tutti gli ambienti dell'umana esistenza Cristo come la buona notizia, come il Salvatore, come colui che ha dato innocente assoluto sulla croce la sua vita per te, per me, per ciascuno di noi, allora diventa stanca, si riduce a una pura religione e perde la forza dell'avvenimento che ti sorprende e che fa gustare all'uomo dal cuore aperto la bellezza della sequela di Cristo. Diventa una chiesa viva, una chiesa, come diceva il grande Guardini, che risorge dai cuori, dal cuore di ogni singola persona, e tutto ciò che ci sta profondamente a cuore viene da noi naturalmente comunicato, perché ogni uomo e ogni donna dà ciò che è, comunica ciò che è. Se Cristo per me è il valore e il peso e il senso della vita, inevitabilmente in tutte le circostanze, in tutti i rapporti, secondo le modalità convenienti, lo comunicherò. Quindi voglio dirvi anzitutto che percepisco le cellule, per come le ho conosciute a Venezia e per come le vedo vivere qui a Milano, ma so che sono in molti, molti altri luoghi, come una preoccupazione o un intendimento che, ripeto, reputo decisivo per il mio ministero episcopale. Ho scritto nella lettera pastorale che i miei fedeli, e quindi i fedeli anche
delle cellule milanesi stanno approfondendo in questo tempo, che è intitolata Educarsi al pensiero di Cristo. Permettetemi questa autocitazione, ho scritto: dall'inizio del mio servizio episcopale in terra ambrosiana ho voluto insistere sulla scorta del secondo capitolo del libro degli Atti degli Apostoli, dove è descritta sinteticamente la vita della prima comunità cristiana, quella di Gerusalemme, e lì si dice: erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nello spezzare del pane e nelle preghiere, e così ogni giorno il Signore aggiungeva alle comunità quelli che venivano salvati. E ho chiamato queste azioni della prima comunità cristiana i pilastri fondamentali della vita della Chiesa, che debbono realizzarsi in ogni comunità. L'approfondimento del rapporto con il Signore attraverso l'Eucaristia e tutti i sacramenti, illuminata dalla parola di Dio. L'ascolto dell'insegnamento degli apostoli per educarci appunto ad avere la stessa mentalità di Gesù e gli stessi sentimenti di Gesù nel vivere il quotidiano. L'educazione al dono totale di sé, all'amore, al gratuito, e infine la passione missionaria, il desiderio accorato che nessun uomo perda l'occasione e la possibilità, l'occasione e la possibilità di incontrare Gesù e di vivere di Lui. Quindi voi potete capire come per me le cellule rappresentino una forma veramente adeguata alla sensibilità della donna e dell'uomo contemporaneo. E questo esprime bene la gratitudine che porto al vostro movimento e alla vostra realtà. Questa evangelizzazione, questo annuncio di Cristo in tutti gli ambienti quotidiani dell'umana esistenza, voi lo svolgete secondo una modalità molto accurata che è stata messa a punto negli anni attraverso la collaborazione delle tante esperienze italiane e anche quelle che hanno generato in Don Pigi l'idea di riproporre questa esperienza, soprattutto partendo dal Canada. Avete capito bene che l'evangelizzazione implica una testimonianza nello stesso tempo personale e comunitaria. Mi ha colpito, preparando questo breve appunto, rileggere quanto Don Pigi scriveva sull'esperienza da lui iniziata. L'incontro, cito, con la comunità parrocchiale di San Bonifacio in Florida nel novembre dell'86 segnò l'inizio di una vera conversione, molto importante questa parola, una vera conversione nella vita pastorale di lui sacerdote. Cioè, fu proprio in quella parrocchia guidata da padre Michael che sperimentai per la prima volta la, ecco, sottolineo, la reale possibilità di una comunità per tutti, la reale possibilità di una comunità per tutti, perché l'esperienza ecclesiale è veramente universale, è cattolica nel senso letterale della parola. Vivendo l'esperienza entusiasmante della Chiesa primitiva, come descritta negli Atti dell'Apostolo, guarda caso, lui stesso fin da allora citava il passaggio che io ho commentato poco fa. Il Signore aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Allora, l'evangelizzazione, scrive Don Pigi,
è la testimonianza di ciò che si è visto, di ciò che si è capito. Ecco che, perché parlo come San Paolo del pensiero di Cristo, dei sentimenti di Cristo, della gioia ricevuta dall'annuncio del Vangelo. Quindi evangelizzare non significa convincere con forza, cioè condurre ad una comprensione puramente intellettuale, ma coinvolgere nella gioiosa esperienza della salvezza. E questo, incontrandovi tutte le volte, ho visto essere molto molto presente nella vostra realtà, e credo che questo sia un tratto, quello dell'esperienza della gioia che si comunica, un tratto indispensabile per portare Gesù al cuore e alla mente dell'uomo di oggi. Quando le nostre comunità diventano appesantite e noiose, evidentemente non generano desiderio di coinvolgimento e desiderio di presenza. Un'ultima cosa voglio sottolineare. Giustamente le cellule si riferiscono ai cristiani di ogni età, dai più piccoli fino agli anziani. Ma io voglio sottolineare in questo tempo l'importanza molto speciale che hanno le famiglie come soggetto personale e comunitario di evangelizzazione. Si constata spesso, almeno nelle nostre chiese italiane, anche e soprattutto nelle nostre chiese del nord del paese, anche nella nostra enorme diocesi ambrosiana, l'esistenza di questo fenomeno. La partecipazione eucaristica domenicale vede ancora un numero relativamente nutrito di fedeli. Certo, non siamo più fino agli inizi degli anni 70, però la partecipazione è convinta. Quando si celebra nelle varie realtà parrocchiali, nelle varie associazioni e movimenti, si percepisce questa partecipazione attiva che desidera un'arte della celebrazione veramente ben congeniata. Ma si vede anche, soprattutto quando il Vescovo si intrattiene un poco alla fine con i fedeli che sono presenti, si vede anche l'esistenza di un senso sfide, di un senso della fede molto tenace, molto, se volete, istintivo, molto legato ad una storia, ad una tradizione, ma presente il modo con cui la gente comunica esperienze di dolore, di sofferenza, di morte, oppure di gioia, come un matrimonio ben riuscito, come un figlio tanto atteso che nasce, come una vocazione al santo matrimonio cristiano, oppure una vocazione alla consacrazione. Ma poi succede una cosa che proprio le cellule di evangelizzazione vogliono combattere, che quando uno lascia la Chiesa e rientra nella vita di tutti i giorni, cercando appunto di coinvolgersi come inevitabile con l'esperienza degli affetti, col lavoro, con il riposo, lì il riferimento alla mentalità e al cuore di Gesù sparisce un poco e si tende a giudicare la vita, a valutare la vita secondo le opinioni dominanti. Per cui, come diceva ancora una volta il grande beato Paolo VI, scopriamo una frattura ancora oggi molto forte tra la fede e la vita quotidiana. La fede è come una parentesi che, non voglio assolutizzare, però che spesse volte non intacca, non si comunica attraverso la vita. Perché nelle realtà più incidenti della vita, come la famiglia, il lavoro, il modo di riposare, il nostro sguardo non è lo sguardo che l'Eucaristia ci dona.
o lo resta solo come un'intenzione ultima? Ecco, allora io credo che sia un compito che almeno affido a voi in modo speciale per quanto riguarda la mia diocesi, ma penso che possa valere anche per tutto il resto. Bisogna che la famiglia impari dall'esperienza delle cellule in modo sempre più approfondito, perché già lo fate, impari a diventare soggetto di evangelizzazione. Questo ci permetterà di dare ai fedeli laici il giusto peso che il Concilio Vaticano II ha voluto mettere in luce. I fedeli laici, tutti i fedeli sono un soggetto di vita ecclesiale, ma voi lo mostrate molto bene, devono essere attivi in questo senso. I fedeli non sono clienti della Chiesa. La Chiesa non è fatta dai preti e dai consacrati e basta. Tutti abbiamo la responsabilità dell'evangelizzazione. E la famiglia, come soggetto comunitario, come chiesa domestica, deve finalmente attuarsi. I padri già ne parlavano, il Concilio Vaticano II ha ripreso questo bellissimo tema, ma anche qui, nella vita normale delle nostre parrocchie, questa esperienza della famiglia come piccola chiesa, come chiesa domestica, stenta ad attuarsi. Ecco, allora io vi affido in modo speciale all'interno della cornice che vi ho richiamato questo compito. Nasce un problema in casa con i figli, tra il marito e la moglie. Bisogna affrontarlo seguendo l'insegnamento della Chiesa, secondo la mentalità e secondo il cuore di Gesù. Abituarsi, magari per educarci a questo, come voi fate normalmente, aiutare anche gli altri fedeli che conoscete a riunirsi nelle case con altre due o tre famiglie e cercare insieme, partendo sempre da un problema concreto, cercare insieme questo giudizio di fede che conduce, scusate, alla conversione che è così necessaria. Ecco, queste sono solo degli spunti di augurio che mi premeva riproporvi, mentre rinnovo il mio grazie a voi tutti, perché il fatto stesso di essere qui a compiere questo lavoro annuale di approfondimento da 18-20 paesi del mondo è un segno di quanto siate alla sequela di Gesù e di quanto siete occasione e possibilità di rinnovamento delle nostre comunità cristiane anche nei paesi come quelli dell'Europa stanca ed affaticata che ne hanno più bisogno. Molte grazie e buon cammino. Grazie. Ringraziamo moltissimo Sua Eminenza.